Avevo circa 8 o 9 anni ed ero stato invitato a passare qualche giorno delle vacanze estive dalla mia zia in montagna. Un giorno vennero a trovarci un altro mio zio e il suo compagno, che per comodità chiameremo Paul and Shark. Dopo pranzo, in questo pomeriggio assolato, Shark disse agli altri di voler andare a riposare nella mia camera, invitandomi a dormire insieme e a passare con lui il pomeriggio. Mi ricordo sempre questa camera, assolata, il sole che filtrava dalle persiane e si proiettava sul muro. Una volta giunti in camera, io ero dal lato destro del letto, Shark mi propose di entrare sotto le lenzuola. Mentre faceva questo, mi prese la mano e me la mise in mezzo alle sue gambe, dove trovai il membro eretto. La cosa fu abbastanza scioccante e al tempo stesso anche eccitante. Io, nonostante la mia giovane età, ero già capace di eiaculare e la cosa avvenne immediatamente. Mi sentii imbarazzato, sporco, confuso. L'unico desiderio che avevo era quello di andare in bagno e pulirmi e cambiarmi di slip. Quando Shark capì questa intenzione, mi disse una frase che ha segnato, fino ad adesso, il resto della mia vita: non farti vedere. E così è stato per circa 40 anni.